Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, sin dagli anni 70 è ritenuta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano, assai discussa anche per le complesse vicissitudini personali. Vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 18 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 15 milioni di dischi. Dopo aver collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera discografica, rivelandosi all'attenzione del grande pubblico con il brano Sei bellissima, 1975. Dedicato, 1978, accresce la sua popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l'apice della fama, registrando brani quali E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Il suo album Traslocando, 1982, è stato inserito nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre di Rolling Stone Italia, alla posizione numero 24. Unica donna presente tra i primi 30 posti. Il momento d'oro di Loredana Bertè, come anticipato prima, nel corso della puntata odierna di Teche Teche Te Superstar, si vedranno delle vecchie interviste fatte alla giudice di Amici 18. Quest'ultima, infatti, parlando della compianta sorella, ha detto questo. Nel frattempo la cantante rock sta attraversando un periodo di grande successo. Dopo essere arrivata quarta al Festival di Sanremo 2018 e ricoperto il ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi, ora la donna ha conquistato le vette delle classifiche con il suo ultimo singolo, Tequila e San Miguel, scritto da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi e Ketra. Ma non è finita qui, visto che Loredana Bertè è in uscita con un nuovo singolo dal titolo Senza pensieri, in cui collabora con Fabio Rovazzi e J-Ax. Donatella Rettore parla di Loredana Bertè in una recente intervista alla Mia Passione. Donatella Rettore è tornata a parlare della rivalità che per anni ha avuto con Loredana Bertè. La prima ha confessato che sono state sempre diverse, precisando che per lei è una vicenda chiusa. Una diatriba tra le due cantanti che le ha portate addirittura in tribunale, anche se i giudici non hanno voluto aprire l'udienza per delle cose davvero infantili.